Non sono solo parole quelle che voglio portare in questi documenti, in questi contenuti. Io spero che chi ascolti là fuori, anzi sono sicura che chi riesce ad ascoltare questi video, questi messaggi, abbia un qualcosa che va oltre le parole, la persona stessa, l'ascoltatore stesso, perché per chi ha semplicemente la testa piena di concetti, e nessuna idea propria nella mente, quelle persone sono portate a guardare, a essere intrattenuti da altri tipi di contenuti. Questi diventano troppo invasivi, troppo pesanti per la mente ordinaria, la mente mediocre, per il gregge, per la massa. Sono molto selettivi, soprattutto perché, come ho detto all'inizio, non sono solo parole. Le parole sono contenitori di significati e riducono a quasi zero il messaggio che, soprattutto se è un messaggio profondo, qualcuno vuole esporre. Non ci può essere una semplice parola, perché di per sé la parola ha un significato all'interno e quel significato è antico, non l'abbiamo coniato noi. Quindi anche usando un linguaggio, io sto usando qualcosa che qualcun altro ha inventato. Non è niente di mio. La parola, ciò che dico, non ha nulla di nuovo. Perché sono cose, sono una serie di lettere scritte insieme, già contenute in un vocabolario. Ma è l'uso che si fa della parola. È l'uso che si fa del significato dietro cui quelle parole esprimono un concetto. Altre persone potrebbero dire le stesse cose che io dico, ma quelle persone lo direbbero in modo diverso, esprimerebbero ciò che loro sono con quelle parole. Quindi è diverso se lo stesso concetto viene espresso da me o viene espresso da un'altra persona. Magari usando le stesse identiche parole, magari qualcuno impara a memoria qualcosa che dico e lo ripete. Sfido chiunque a dire che sia la stessa cosa. Ora, quello che io voglio passare al di là delle parole è un messaggio profondo. Un messaggio profondo per chi è pronto ad accoglierlo. Le verità possono essere urlate dai balconi, dalle terrazze, ma se non c'è in chi ascolta un apparato pronto ad accoglierla, anche se è la verità più pericolosa di questo mondo, non c'è pericolo, perché chi l'ascolta non la sente. Però c'è chi sente quello che io voglio passare, nonostante le parole. C'è chi si esprime attraverso la musica, c'è chi si esprime attraverso la scultura, c'è chi si esprime attraverso la pittura, c'è chi si esprime ballando con il proprio corpo. Avrei potuto usare qualcuno di questi mezzi, ma ho capito che al giorno d'oggi la cosa più, visto che sono momenti difficili per ognuno di noi, e nessuno sa il perché stanno accadendo queste cose, se non chi di dovere. Ho capito che il modo migliore al giorno d'oggi per esprimere in modo mirato qualcosa sia proprio il video. Avrei potuto scrivere queste cose, questi pensieri, ma semplicemente stando alle statistiche. Chi legge oggi, se non anche qui, libri per la massa, libri che vanno a smuovere quel non so che di frizzantino all'interno di noi, che vanno a smuovere quella sessualità repressa che abbiamo. Ho creduto che il modo migliore per passare questi concetti, nonostante le parole, sia il video. Anche se farli e metterci la faccia è sempre difficile. Questo è il punto. Per chi sente semplicemente le parole, evidentemente non è entrata in risonanza. Ma per chi sente al di là delle parole, è per quelle persone che tutto questo esiste e tutto questo spero che vada avanti.